Per poter creare dei documenti sempre più completi e complessi, un altro oggetto che ci viene messo a disposizione da Publisher è la tabella. La tabella la troviamo nella scheda Home nel gruppo Oggetti, pulsante Tabella, ma anche ovviamente nella scheda Inserisci, gruppo Tabelle, pulsante Tabella. Le tabelle si possono inserire in due modi differenti, o usando queste anteprime, scegliendo da qui il numero di righe di colonne, oppure con il comando inserisci tabella si possono inserire i valori appunto delle righe delle colonne. Per esempio, potremmo fare 7 righe e 4 colonne, fermo restando che ovviamente in seconda battuta potremo aumentare o diminuire il numero di righe di colonne. Noi diamo l'ok, la tabella viene creata. La tabella in Publisher si usa esclusivamente per inserire dati in forma tabulare. Quindi non serve per funzioni di impaginazione come in PowerPoint, ma serve solo per inserire delle informazioni in forma di tabella. Naturalmente la tabella ha addirittura due schede, tutte per lei, strumenti tabella progettazione all'interno della quale noi possiamo lavorare per esempio con i formati preimpostati di tabella. Per esempio scegliamo uno dei formati che può essere questo. Vedete il cambio di colorazione immediato, oppure lavorare con pulsanti come bordi, colore linea, riempimento, che permettono ovviamente la formattazione della tabella stessa. Nella scheda strumenti tabella layout noi troviamo invece tutte le impostazioni strutturali, per esempio l'inserimento di nuove righe, inserisci sopra o sotto, l'inserimento di nuove colonne, inserisci a sinistra, inserisci a destra, il pulsante elimina che permette di eliminare colonne, righe o la tabella intera, e poi il pulsante seleziona che permette, per esempio, tramite seleziona tabella, di selezionare tutta quanta la tabella in un colpo solo. Tutti i testi all'interno della tabella possono essere allineati secondo le bordature superiori e laterali, quindi abbiamo in totale questi 9 ordinamenti. Abbiamo anche l'orientamento testo che ci permette con un clic di scrivere, cambiare l'orientamento di ciò che è scritto da orizzontale a verticale. Noi adesso spieghiamo orientamento testo, dopodiché il pulsante marginicella che permette appunto di definire la distanza che c'è fra il contenuto della cella e il bordo stesso della cella. Quindi sono tutte opzioni che già conosciamo perché sono identiche a quelle delle tabelle sia di Word che di PowerPoint. Naturalmente noi la tabella la possiamo trascinare all'interno di una casella di testo e, come al solito, i due oggetti vanno a fondersi insieme perché la casella di testo viene, o meglio, la tabella ha l'opzione di essere disposta rispetto al testo all'interno e di conseguenza vedete che il testo segue lo shape della nostra tabella. Col pulsante disposizione testo noi possiamo regolare questa opzione e scegliere magari l'opzione incorniciato che permette un effetto leggermente migliore. Quindi, come le immagini, come i blocchi predefiniti, anche le tabelle possono essere posizionate all'interno di una casella di testo e si può fare in modo che il testo segua la forma della nostra tabella. Ripeto, le tabelle in Publisher sono molto utili per poter inserire dati in forma tabulare. Naturalmente, tramite la scheda progettazione, noi possiamo far sì anche che le tabelle arrivino addirittura a avere i bordi completamente trasparenti, quindi si può usare il pulsante bordi e scegliere nessun bordo per poter far sì che tutta la nostra tabella, che naturalmente preventivamente va selezionata, dicevo, tutta la nostra tabella possa avere i bordi trasparenti o per meglio dire invisibili. Vedete, con nessun bordo, se clicchiamo fuori dalla tabella, i bordi non si vedono, o per meglio dire, si vedono tratteggiati e quando andremo a creare il PDF verranno completamente resi invisibili.